E ovviamente, Barbara, apriamo subito la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Buon pomeriggio a tutti e bentornati all'oroscopo musicale. Oggi, 16 gennaio, è il compleanno di un cantante e attore italiano. Pensate che nel 1951 ha inaugurato il Festival di Sanremo. E noi tutti gli vogliamo augurare tanti auguri così. Il 16 gennaio nel 1924 a Pomponesco nasceva Achille Togliani. Figlio dell'ingegnere aeronautico Adelmo Togliani, si trasferì da bambino con la famiglia a Milano dove, frequentando un istituto di ragioneria, fu compagno di scuola di Walter Chiari. Dopo aver tentato la strada del cinema, prese parte ad alcune riviste, fra cui Moulin Rouge e Febbre Azzurra di Macario nel 1947. Qui fu notato dal maestro cinico Angelini, che lo volle nel suo organico di cantanti della radio, cioè l'Orchestra della Canzone, dove entrò nel 1950. La voce calda e armoniosa, unita a un aspetto da divo del cinema, fece innamorare la grandissima Sofia Loren, a quei tempi pseudonimo di Sofia Lazzaro. In breve divenne il più apprezzato cantante italiano, con un repertorio melodico che comprendeva rivisitazioni di successi degli anni 30 e 40, come Parlami d'amore Mariù, Bambina innamorata e brani romantici come Signorinella, La canzone dell'amore, Come pioveva, eccetera. Voce di punta dell'Orchestra Angelini a partire dal 1945. Negli anni 50 e 60 propose le sue canzoni in molti dei più popolari programmi leggeri della radio. Nati per la musica, Tale Galli Show, Maestro per favore condotto da Filogamo, Il traguardo degli assi, Disco magico di Verde presentato da Corrado, Nate ieri di Luigi Silva e Gran Varietà nel 1966. Nel 1986 è ospite fisso insieme a Carla Boni, Giorgio Consolini e Gio Sentieri nel programma Un fantastico tragico venerdì per 13 puntate. Thank you.
Dopo aver partecipato a diverse trasmissioni come negli anni 60 a Gran Varietà, poi Cari Amici Vicini Lontani, Il Caso Sanremo, tiene il suo ultimo concerto il 27 luglio nel 1995 a Treviso, in Piazza dei Signori. Muore per infarto a Roma il 12 agosto nel 1995 a 71 anni. Le sue spoglie riposano al cimitero di Verano. E anche per oggi, cari amici, diretti dalla presso la SLM Sound Loud Music di Pineto, abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Vi aspettiamo in tantissimi a domani. Un bacio grande, grande da me, Silvia Pagni. Ciao!